Muori. Ma mi stai lanciando tu un Bravigan? Cancelli ovviamente. Abbiamo il rifornimento, ci abbiamo. Dove abbiamo andato Andiamo dove là, eh? fu. Dove dovremmo andare più o meno? Sì. Guarda, vieni qui. Vieni qui. Ci sei? Quelli rossi sono più quelli più stronzi, no? Sì, in genere. Aspetta, aspetta. C'è un zombie. Le pizze. Che pensavo non morivano con una moto, invece. Erano persone, sax. Lo so, Non so. chiaro, Mi francese. sarei stupito se non fossero morte. Non si sa mai. Solo uno. Qua ci sta, i barattoli stanno. Che sta, mi lampeggi? Li devo fare dei messaggi, no? Rim, sono alla prima antenna. Ok, no, no, qui è facile. Sì. Curami. Ti Dove? prego, prima che arrivi. Quando ci metto? Quando ci metto? Ah, non tanto. Quindi mi gioco con lui? No, perché ce ne sta un altro. Un altro. Ma faccio il cazzo di un altro. C'è un altro quelli lì qualcosa? No, no, di zombie, sono tantissimi. Allora. Come ce la giochiamo? Sax è morto se vuoi la sbarra, quella grossa. Sì. C'è? Vedete qui. Sì, vista. Vista e presa.
Ma dai, non c'è mi niente. salta. Non penso vengano qua su, no? Spero di no. Come ti chiami? Barra pesante? Suppongo di sì. Chi è? No. E mo la proviamo un attimo. Vado ad accendere l'antenna io. O dove accendo te? Ah, fai pure. Provo. Madonna mia, provo questa qua. Mi devo abituare un attimo che è lentina. No, mi sa che anche te. Ah, devo venire? Sì. Che devo fare? Dobbiamo dirti qui insieme a me. Che carino, questo è quello che sputa. Urlo perché questo stronzo di infetto con le budella che gli pendono dalla bocca mi ha sputato addosso del muco tossico e puzzolente. Non posso biasimarlo. Acci tua. Ho perso quello là che... Allontanati. Ah, sto provando. Morti? Ma perché non ce l'ho qui così wavi? Te puoi creare? Ma sai no? No, c'ho petardi, kit e grimaldello ancora. Forse più là. Mi sembra strano, te dovrebbe dare Spike, mi pare. Si chiamano razzi. Razzi dici? Io avevo fatto una moto, mi sa. No. Le quote c'è la scassina qui. Sì, attivo ora attimo la corrente c'è, porco cazzo. Molto bene, ora sali in cima. Madonna come te l'ho ucciso. È iniziata una gara a storia, arrampicata sull'antenna lì. In che senso è iniziata la gara? No, non è accettato. Sì, gareggio per chi arriva prima. Ah. Beh, possiamo rifarla. L'ho avviata di nuovo. Ah, ti è... Si è tolto già, eh? Ok, andiamo, vai. Ah, è partito? Ok. E vabbè, non si aggrappa però. Quindi dobbiamo arrivare su? Credo sì. Ma lo decidi tu o come? No, è perché è una gara storia. Dove arrivare comunque su e ti fa fare la sfida tra i giocatori. Ah, che carina sta cosa. Puoi farle per tutto, tipo se iniziamo ad ammazzare zombie ti fa fare la sfida del massacro, per chi ne ammazza più.
Infatti prima c'era, mi sa, sta cosa. Sì, non si è fatto, non era venuta fuori. Sì. Si aggrappava, moriva. Ma questa qua su? Devo buttare Merda, devo farlo io. giù. Ma aspettava a me. Karim, qualcuno ha rubato i La pezzi grafica mi dell'impianto. piace parecchio, Non però. posso accendere un bel niente. No, è bella. Molto. Raggiungi la prossima antenna. Sì. Non è molto lontana da dove ti trovi. Spostati con il cavo sospeso. Vai a est e la vedrai. Aspetta, quale cavo? Questo. Pare, dico pare che la connessione è tornata decente. Ah, cosa Pare. scendi? Qui dove mi vedi? Dove sei andato? C'era il cavo sospeso. Visto. Aspetto un secondino. Sperando che non uccida nessuno. Boh, fatto. Altro pensavo che laggasse, sai? Invece no. In che senso? Sto giocando in Che 2, dici? senso? Ah. Invece non sto facendo No, bravo. grazie a Dio, no. Anzi, ti vedo pure bene. Ma facciamo le gare. Ok, ho messo Andiamo. pronto. Aspetta, giochiamocela bene. Merda. Ma tu puoi fare le cose, o no? Anche te puoi con questi qui. Vedi, c'è una bombola dietro. Colpiscila alle spalle. Non esplodo pure No, c'è il tempo. Aspetta, io. aspetta, vieni qui. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Vieni, esci fuori. Ok. Ma lo tiro io. C'è il cancello. Risali poi, rientra dentro e chiudi il cancello. No, non chiudo. Aspetta. Qui è Jade Xars. Sarà buio tra circa un'ora. Qualunque cosa stiate facendo, vi consiglio di mollare tutto e iniziare a incamminarvi verso la torre. Olè. Ah dai, cestino vuoto. Da prendere qua.
No, la ferocia aveva un altro Scudini e rifugio. cosa. Aspetta fino a sera, ma che ore sono? Manca un'ora. Andiamo. Aspetta, mi faccio un kit. No, non vedo più armi nuove. Cappello da mattoni ce l'ho, T'ho ancella curato. ce l'ho, chiave francese. Grazie. Boh, vabbè. Andiamo così. È strano che ancora non mi dà tutta quella roba là, però. I razzi, i Karim, cosi. che faccio se nemmeno il secondo trasmettitore funziona? E infatti. La domanda che devi porti è: cosa mi farà Raiz se lo deluderò? E la risposta giusta sarebbe: mi Come ho ucciderà. rivisto, non c'è. Tra i progetti. Ma che me ne ma dai, ma che cosa mi è rimasto in mano? Ho spaccato la mazza di quello grosso là. Va. No, Sei forfone. tutto. Vabbè, li posso accecare però. Proviamoci a fare buio. Però funge ancora. Guarda, ce l'ho a fare qui. Cavolo. Che? Questa cretina mi viene da dietro. Preso. Ci aveva bisogno di una mano. Il sole sta calando rapidamente. Avete meno di un'ora per tornare ai vostri rifugi. Dopodiché sarete da soli. Non è qua, no, eh. Ma è lassù? Mi sa di sì. Ah, c'è un passaggio qui. Trovato un altro modo qua Karim, per. sono alla seconda antenna. Il recinto è elettrificato. Credo che ci sia qualcuno dentro. Deve essere Alexei e forse c'è anche Christoph, suo figlio. Sono due seccatori. Non perdere troppo tempo con loro. Devi entrare e accendere quel trasmettitore. Come? Spago. Caffè, caffè è ovunque, sigarette del caffè è sempre. Di qua. Sì, il caffè o le sigarette sono tra le più comuni. E tu che cazzo vuoi? Infatti sì. Questo non si può parlare, no? No, solo col padre. Devo salire sulla torre. Che tu E che cazzo vorresti farlo? Me l'ha chiesto Raiz. Raiz? Non sembri uno dei suoi. Ok, mi metto in contatto con Raiz e gli dico che non mi avete fatto passare. Cosa? No, non ho detto niente del genere. Vuoi salire? Sali pure. Non ce la faccio più. Vuoi abbassare la voce? Ne prego, se mi sentite.
con questo, eh? Stiamo cercando di sopravvivere. Sono degli assassini. Sì, sono assassini. E quindi lavoriamo per loro. Così siamo al sicuro. Fai andare troppo la bocca, Cristo. Inizia a usare la testa o ci farai ammazzare. Si è incazzato il vecchietto, però. Di qua. Mi sa che quando abbiamo finito l'arrampicata sarà notte. Credo pure io. E non sarà bello. È già notte, sì. Sta suonando. Sarà una figata, però. Arrampicarsi la notte, guarda. Divertente. Ucca. Però è fatto un salto giù. Sto massacrando. Spero ne valga la pena. Come ho fatto a bypassare la scala? Vabbè. No. Aspetta, che lo vedo. No, non di qui. Qui davanti. Dove c'ho la luce. Ah, là. Dove c'è la affari gialli e neri, sì, in genere, verso lì. No, qua è chiusa. Perché non accendo mai la torcia? Non ci arrivo là? Sì, guarda qui e salta. E tiene premuto L1 per aggrapparti. Ma va via. Non se ne sta andando giù. Il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Karim, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Molto bene. Pensavo che era morto. Certo. Fatti pagare da Rex. Pronto? È curioso di vedere queste invasioni qua. Mo dovrebbe partire, no? Notte. Sì, ma sono persone. Merda. C'è un cacciatore. Dove lo vedi che cacciatore? Sei stato tu, non è vero? Rahim? Le antenne. L'ha detto Bregen. Ora le comunicazioni sono chiarissime. No, cazzo non ce l'ha. Ma soprattutto il dottor Zera e il dottor Camden, che ora possono parlarsi senza interferenze. Ci rivediamo alla torre. Qua. Arte è tutto circondato dal filo. Quasi. Ma se accendo il tappetto le vedono le queste luci, no? Così? Almeno non le punti troppo. Ci abbiamo uno qui. Buono. Sto andando adagio adagio proprio. Anche il temporale ora. Che figo. Penso che di notte col temporale è proprio l'accoppiata vincente. Vero.
va, Sax. Ok, di qua, vediamoci. Merda. Ok. Non c'è qui. Aspetta, forse di qua... no. No. Aspetta, saltiamo qua. Però aspettando ci abbiamo qui davanti. Ecco, quello veloce qui. Ok, muoviti. Qui sono le scale. Andiamo davanti. Merda. Che è? Ci sto vedendo. Attento. Di qua. Di qua. Purtroppo con le armi di ora meglio evitarli di notte. Ehi, Cray, hai un minuto? Sì. In contatto con una persona che ha una gran voglia di parlarti. Ah, sì? Chi è? Parlo con Kyle Crane. Chi è che vuole saperlo? Il mio nome è Troy e sono a capo delle Scintille, un piccolo gruppo di superstiti nel settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Ci hai restituito un po' di speranza. Io ne sono felice. Se possiamo aiutarti in qualche modo, Crane, non esitare a dircelo. Quindi ora torniamo dal pazzo, no? Sì, perché il pazzo è la roba che ci serve. Dal mutilatore. Il lavoro è finito. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare da Reis e farmi dare l'antizin. Il lavoro che Karim ti aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'antizin ora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dimostrare. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai l'antizin quando lo deciderò io, non un secondo prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizin. È simpatico lui. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Parla con Karim prima che decida che sia una perdita di tempo. Di qua. Ma non posso ricordare. Ah, amico mio, secondo me tu piaci a Reis. Sì, e perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. Che insediamenti? La prima è l'officina Whale Station di Jaffar, appena a est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare. Ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Oppure lui è una brava persona.
progetto sanguisuga c'ha lui. Ma chi? Dove? Il progetto liquido infiammabile. Il tizio, il venditore. No, a me c'è progetto liquido conduttore e bundle tossico multiuso. Questi due progetti c'ha. Beh, prendi. Che soldini ce l'ho. Ma questi no. Ma posso fare la molotov, la faccio già che non sa mai. Ah, c'è i razzi pure. Oh, vedi. Preste domestiche. Voglio provare quella cosa là del liquido conduttore. Sei qui per unirti a noi. Ah. Ma è notte ancora, no? Sì. Vedere che Reis non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Inoltre, se ho qualche speranza di procurarmi dell'antizin, devo insistere. Stavolta Reis vuole che riscuota la tangente dai siti circostanti. Lo farò. Poi dovrà darmi il medicinale. Sì. È quasi giorno. Un'oretta, sì. Merda, merda, mi ha fatto infezzare il butto. Sì. Ha schiacciato, non le è piaciuto. Non dove sto? Nell'acqua, no. Ma magari salta bene, però. Soprattutto la notte di nascosto, dice. Perché non abbiamo mai avuto contatto con i notturni. No. C'è sempre l'inventario pieno, però. Vabbè. Crane. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Reis, è roba sporca. Reis storce il denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Dov'è che lo dice? Aspetta, cosa? La riparazione dello schema di vedere gli oggetti. Non me la fa.
usa, no? Perché, cioè, non me la fa riparare. E stavo vedendo dov'è che dice le riparazioni che puoi fare. Infatti qua non ci sta proprio. 3, 2, ok. Visto. Andiamo. Ah, esagerato, esagerato. Lo so. Dai, che quello l'ho fatto malissimo. Sa, hai una macchina dietro, non puoi fare lo scatto. No. Come non è morto? Grazie. Regalo. Chi è? Ah, va. Questo basta, no? Non c'è. Sono i soldini stanno. Abbastanza piano. Ma a me l'hai fatto scoppiare addosso. Via. Ho saltato male. Suppongo non ho kit. Anche te ti sei rotto mezzo. Sì. Volevo cercavo dove saltava. Sono vicino al wheel station. Ce ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Non c'era almeno un punto. Se riesco a creare un kit. No. Bussi te o busso io? Venga, venga, venga a bussare. no. Che l'ho preso vado io. Cosa? Questo è chiuso pure. Tutto chiuso. Qui guarda, Sax. Ma dai, sali di qua. Oh, progetto, chiami Benjamin Franklin. C'è il liquido infiammabile. Ma è quello che io avevo trovato prima. Almeno posso prenderli.
quel tizio. Il kit mi manca, il coso. Le garze mi mancano. E tu stai qua? Ti rifà un pelo più avanti. Sei Jafar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante, l'unica cosa che deve interessarti è che mi manca. C'è un quel qualcosa di Chuck Norris. Potresti essere un valordo qualunque. Mimmo proprio. Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Vance? C'ha quei baffoni tipo scopa. Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Raiz. Solo voi sapete essere così gentili. Ecco i tuoi soldi, prendi. Mi sa che non è stato bene, però. Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa. Hai notato? Ma non farmi del male. Cosa? Che non è stato bene, c'aveva tutto il vomito sulla giacca, sulla tuta. Era birra. Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Ah, buttati qui, funziona. Se lo becco. Oh. Se non lo beccavo morivo. Non, che non ho nemmeno il kit per curarmi. Tanto lo devo buttare sta cosa. Lisci. Ah, ma io non l'ho visto, se mi pio non muoio. Oh, dietro. Ah. Un bastardo. Sono leggermente in due. Quanti secondi hai? 25, 24. Bruciato il mondo? Grazie. Dove sono avanti, no? Ma io mi sa che andrei. Sì, andiamo. Cioè, a meno che non c'è... Ti c'era ammazzato questo. Ma mi sfiora e mi vado giù. Devo trovare un paio di cards. Merda. Cazzo. Sei caduto, no? Sì. Ah, sì. Vabbè, andiamo. Ora hai di nuovo tutta vita. Prendere uno per il volo per seguirlo. Sì, sto sbloccando. Vedi? Mm.
Ah, già sto nel rifugio, ecco perché. Possiamo andare? Quando vuole. Andiamo. Cambiamo. Vedete come si lancia sto coso? Ah, me la mordo. Pensavo era qualcosa. Via, qualcosa conduttore. Ah beh, basta questo coso, che fa schifo. Sai cosa ci serve la trompa? Come mosca? Come? Sai cosa ci serve tra un po'? Attacco aereo in forza. Quello lì delle spacchi la testa in automatico sulla loro. Qual è? Ah, quello di salto sulla testa? Sì, quello è il prossimo lo sblocco. Vado a sbloccare prima questo qua. Che non fa. Ah, ok, non si. Cosa? Cosa hai fatto esplodere? No, una tanica. Che dice, andiamo? Andiamo, abbiamo tirato troppo gente. Sì. Sbrigando dei lavoretti per Raiz. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Puoi dirlo forte. Ascolta, amico, non c'è molto tempo. Abbiamo quasi esaurito l'antigen. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so, lo so. Volevo solo ricordarti l'importanza della posta in gioco. Dimentichi che anch'io sono infetto? Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a... beh, c'ha ragione. È motivatissimo. Stanno certi e fanno un casino. Di cosa li infetti? Che cazzo? Sì. Ma trovati un po' qua. Ah, ma nel tunnel dobbiamo andare, nella galleria? Sì, aspettami. Sì, sì. Mi sono messo... Ma vai giù, cretina. Aspetta, ah, ci sono dei... Ti dico che ci stanno un bel po' di cose qua. Aspetta, sto aiutando delle persone. Quindi questa è acqua, poi ci butta una cosa e fa corrente, ok. Che io non ho, quindi lo toglierei. Comunque il tuo primo obiettivo dovrebbe essere potenziare le varie abilità in modo da essere pronto. Vai, possiamo andare. Quindi salta sulla macchina. Avevo un coso, non c'ho. Non vedo la macchina. Ok. Imo? Ci sono dietro di te. Sicuro che è qua, sì.
Se l'altro si già avevo chiuso la porta. Ah, che carino, guardalo. Cioè questo manco ci deve mangiare, ci mette direttamente nello stomaco. Questo è quello di Amicazzo, no? Ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Sì. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Stai prendendo un giro? Tieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del 3 metri, ma ci sarà il tempo, credo, no? Per no, non ho visto nessuno. Scansarti. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. No, no, no. Cerca un uomo di nome Forse. Non ho tantissimo tempo. Ok. Questo che ho preso è ottimo. Ci sta più qua. No. Devo togliere sta barra qua, tanto è inutile. Quale? Ehi, qualcosa grosso del lo zombie potente. Ah, quella parlo, ok. Come faccio la L3? Ok. Ho sentito urlare. Per ora non ce ne preoccupiamo. Non è ancora qui. Andiamo. Promettente. Ma fino a qua non sta niente, no? Ah, ho capito, poi bisogna passare bene. Se non dico boiate. Non ce la fa? No, merda. Aspetta, aspetta. Una della polizia. La più difficile. Però posso non buttare fuori, non lo so. 8. Buona. Dove sei andato? Sei andato là? Dove eravamo prima, sì. Stavo giocando con i zombie. Sì, davvero un bel posticino. Aperta?
Fammi provare che ancora non ne scapri uno. A me sa cosa viene dopo che hai fatto lì, ovviamente. Ce l'ho fatto. Grande. Il culo. Kit, quello. Kit no, no. Kit non vuole farmelo fare. Posso fare la mazza notturna? Cosa non ti vuole far fare, Kit? No. Posso fare la mazza notturna? Senti, mi piacerebbe accecare, fulminare e dare fuoco ai tuoi nemici tutti in una volta sola, non c'è problema. Facciamolo. E poi Grimaldelli, liquido conduttore no, liquido infiammabile sì. Quindi pure se tiro i petardi al liquido infiammabile dovrebbe scoppia tutto, no? Cioè dovrebbe da fuoco. Sì, esatto. Non è spazio nel tuo inventario, ma che palle. Aspetta, c'ho problemi di inventario. Allora questa la butto e tanto non ci serve mai. Questa la metto. Anzi, la metto qua che è meglio. E dove facciamolo? Ti perdi shoot un po'? Ok. Ci sei? Andiamo. Sì. Da dietro? Sì, torniamo un attimo indietro. Di qua la circondamigliamo, è giusto. Se salta, che non va? Andiamo di qui. Non mi salta. Aspetta. A sto punto credo tu abbia detto nel joystick, se non ti va il contatto non ti salta in altro. Non va là. Di qua sì, di là non salta però. La corriamo o... Sì. Aspetta. È andato? Buttata, andiamo. Guarda, ci sono le scale. Andiamo su? Morta. Andiamo su. Esatto. Qua altre scale. Sì, dobbiamo andare giù. Quanta bella gente.
perché? Ma perché a me? Amore ammazzata, vai. Ma te hai visto? Io sono appena arrivato, ma fammi matare, boh. Ha valutato male il sotto, mi sa. Chi? Ma dai. Rim, sono appena fuori dal villaggio. All'interno c'è una marea di infetti. Se muori però. Ci pagano per proteggerli, quindi proteggi il villaggio. Ma quella dove presa? Non so. Ora è una bella mazza da baseball. Sta cosa del calcio volante, cazzo, garba parecchio. Ma io entrerei, con l'esplode, con l'esplode. È vero, non esplode. Esploso, cazzo. No, non ho kit. Puttana maiala. Dai, sta X che non funge. Tanto che ne vedo un po', eh. Chiudere l'ingresso prima che arrivino altre fottute per me. E che palle. Aia. Sempre da dietro. Ma non ne hai di kit, nemmeno tu, eh? Sax non ho un cazzo con questo personaggio. Nulla. Stai come a me allora. Ah, da qua ci fa riniziare? Dall'ultimo rifugio. Non di qua, di qua. Non vedo funi. No, ci sono delle immondizie. Ah, a vederle, ah, ecco. Un po' sblocco la rotolata. La rotolata? Sì, che quando praticamente ti butti uno spargenzo, se tieni premuto cerchio rotoli e eviti il danno. Buono. Dove se ti muovi come ti muovi. Se ti muovi come mi muovo io è ottimo, non è buono. Sì, mi lancio senza guardare, quindi figurati. Questo no. Facciamo questo per ora. Ma vado adagio che non ho vita e kit. Cioè vita sì, però è kit no.
Ma col coso stai, col rimo? Si usa tutto, no? Madonna. Sembra Dead Rising, la... Costavi tutto. Ma rifiniamoci. No, no, racconto. Vengo per conto di Race. Sono venuto a ritirare una cosa. Dove cacchio si entra? Di qua non ci sta niente. No, di qua, dove sono io? Ehi, mi manda Raiz. Devo ritirare una cosa per lui. In questa casa non c'è niente. Devi parlare con lui. Non vedo in che porta stai, però. Come no? Sale. Non si. Ehi, c'è nessuno? Shh, non gridare. Così attiri mostri. Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Firkin. Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Tutta agitata, sa. Di fare i prepotenti con lui, altrimenti Firkin vi picchierà. Picchialo, Firkin. Ayla, per amor, senti, non voglio guai. Ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se noi bambini, picchialo, picchialo. Solo male. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin. Vabbè. Ayla. Ho capito, ecco, prendi. Convinta, Layla. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado, credo che tu abbia... Mi ha dato della donnicciola, però. Niente. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare. All'attracco dei traghetti sul vecchio molo. C'è un traghetto? C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Ricordo che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Ci sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Andiamo, pronto? Aspetta, lungo. Non so se metto artigiano esperto o quello che mi dà più slot per le armi. Forse le slot. Tanto prima o poi devi sbloccarti tanto, tutto. Sì. Magari trovo qualche cosa, mo. Di armi. Quello era buono, che almeno con pochi crei roba con meno materiali. Questo è il diario di battaglia. Tu l'hai preso, sì? No. Qua sulla serie. E ado casca se fa male, né... non si sa. Ora che sulla prima fase. Questo è il progetto collare chiodato. Aspetta. Vuoi vedere una cosa carina? Seguimi. Hai preso il coso? Sì. Sì, il progetto.
Che? E io nasco spippolatore proprio. A parte c'è un tizio che mi ha aiutato. Ah no, dobbiamo ammazzare uomini adesso. Pronto? Vai, attacca. Aspetta, voglio usare. Cazzo di. Gli ha dato fuoco? No, gli hai dato tipo la mazza. Ah. Ah, non gli do solo la corrente, quindi pure il fuoco. Ma l'hai parata? Dov'è? Oh, scappa. Perché fugge? Gli stai dando a fondo. Aspetta. Ma anche perché... ci sta quello là. Per questo ti dicevo. Colpito? E l'arma no? Scusa, ma sono curato io. Ma come tu? Un attimo, che lo riparo. Vieni da questa parte. Ok. No, non di là. Vedere una cosa veramente figa. Guarda la marea di gente c'è qui. Più avanti vai più ne trovi. Ci sono un bel po'. Ne sono tanti proprio là sotto. Ho detto. Dov'è che dobbiamo andare ora? Sì. Se trovo un modo per non farci ammazzare. Ti fidi sax? Ti fidi di sax? No, ti fidi di sax, c'era una virgola in mezzo sotto questa macchina. Sì. Porca. Sì, porca. Sta macchina è sotto di gomma? Come. Sì, infatti non l'ho capito nemmeno io, però. Meglio così. Ho capito che attutisce, però. Da 25 metri. Bah. Ho visto due cose da prendere. Forse erano alghe. No, ho fatto con X. Stavo, guarda che ne troviamo Morgan. Asse da pavimento. Dov'è Morgan? Nell'obiettivo. Otto con Race. Parlo con Morgan. Parlo con Morgan. Non stavo guardando male.
parcheggiare sarebbe più semplice. L'oggetto macellaio pazzo. Devo ritirare una cosa per te. Che carino. Sì, ma sembra le garze, ci vuole, ma non ci stanno le garze. Questo qua, vediamo zio Morgan che dice. Non prendertela con me, non l'ho deciso io. Devo pur campare in qualche modo. Anche noi dobbiamo campare. Raissa aveva promesso di proteggerci, ma finora ha solo preso i nostri soldi. Dov'è la protezione, eh? Da lui riceviamo solo minacce. Non rendere le cose più difficili di quanto non siano. Devo proprio dirti quanto sarebbe facile bruciare questo posticino. Fanculo. Siete dei maledetti mostri. Tutti i soldi sono in quella sacca. Prendila e vai al diavolo. So che non te ne frega niente, ma sappi che non lo faccio con piacere. Preferirei aiutarti. Già, ma comportarti così è più comodo, no? Karim, ho effettuato il ritiro all'attracco dei traghetti. E ora sono sicuro che finirò all'inferno. Benvenuto nel club. Vieni a prendere il tuo premio. Hai fatto un buon lavoro. Ehi, dove cazzo dobbiamo andare? Mamma dobbiamo mia. Dobbiamo tornare. L'altra parte della mappa. Aspetta, non ci sta niente in più da prendere, no? Me l'ho messo io quello là? Sì. Non volendo me l'ho messo io. Oh, capriamo davanti finalmente. Com'è? Fai vedere. Aspetta, devo arrivare a una certa caduta. Da qui, guarda. Aspetta che sta arrivando. Dove sta andando? Aspetta, di qua. E che sembra che stai avanti. Sai che non l'ho vista mai. Non l'ho vista mai, sì. E non si fa niente, no? No. Crane! Crane, mi ricevi? Che succede? Qualcuno si è trasformato in uno zombie al 18° grado. Stiamo cercando di controllare la situazione, ma... Te lo faccio breve. Fatta bene pure l'animazione. Subito! Reis me ne ha promesse due casse, Brecken. Sto cercando di finire in fretta questo lavoro di merda. Ha fatto quello? Sta arrivato lì, che succede un caso. Cioè dobbiamo correre tantissimo in pratica. Aspetta, c'è un rifugio qui. Sì? E adesso trova del cazzo in mezzo. Vieni qui.
ciao. C'ho problema, sempre problema alle guard comunque. Ok, questo è fatto. Non ci sta niente da aprire, no? Ce ne usciamo? Sì, sì, da qui sì. E andiamo di là. Non stiamo più facendo di cose, i rifornimenti. Sì, l'abbiamo un po' mandati a Kagera. Decisamente. Eccomi, eccomi. Sto guardando un messaggio. Salva il superstite. È questo. Ma è volato via quello là. Ho fatto scoppiare la bombola e è volato via. Io non ho fatto scoppiare nessuna bomba. No, io. Cioè, era quello con la bombola dietro, no? Ah, è partito, eh? Una volta fa. Lo volevo far scoppiare mezzo agli altri zombie, e invece. È volato via come un palloncino. Dobbiamo andare lassù? Comunque. Ma ciao. Bucca. Ma che è che ogni tanto arriva un liquido strano? C'è uno questo stronzo. Sì? L'ho visto. No. Sai cosa? Tanto mori più. Esatto. Sox mi disse la testa volta. Lo stai? Io ci ho fatto veramente. No. Non so capito come. Cioè come so caduto? Non l'ho capito mai. Non mi hanno preso, cioè non credo perché sono caduto. Non ti hanno preso. No. Non ho visto che mi colpivano. Oh, c'era quella cosa tossica là. Non lo so. Oh, se l'hanno preso, mi hanno preso, non l'ho visto. Va bene, senti, devi fare una deviazione. Perché? Abbiamo perso i contatti con una nostra pattuglia nei pressi del mercato. Ed è un mio problema? Adesso lo è. Trovali, altrimenti non farti più vedere. Vale.
Ma salta bene però. Ma ho delle batterie. Garze no però. No, le garze le cassettine del pronto soccorso in genere. E a trovarle. Vediamo questa. Isole 4, vabbè. Beh, arriviamo là e... Aspetta, avanti di qui te. Più avanti. Ancora un po'. Guarda che vado giù, eh. Quel colpo è stato brutto. Ciao a te. Aspetta, ci penso io. L'ho buttato giù. L'hai ammazzato? Dove? No, l'ho buttato giù. Eccolo. Siamo morti tipo 50 volte, quindi stiamo zitti, va, meglio. Di qua. Oddio, 3. Sì. Ma guarda, sono tantine, solo che non ero più abituato agli inizi. Allora, stronzo come... Dove t'è andata? L'hai piantata. Ah. Io ho visto saltare, non l'ho vista più. Ma dai là, no, c'è il fuoco. Credo di aver trovato la vostra pattuglia. Qualcosa l'ha fatta a pezzi. Spedisci i cadaveri. Dovresti trovare una piccola busta con dentro un progetto. Non danneggiarla. Quella busta è dannatamente importante per noi. Qui è la torre che parla. Ricordate, se non riuscite ad arrivare alla torre, raggiungete il rifugio più vicino e attendete l'alba. Oh, merda! Oh, cazzo.
Ma spara, no? No, secondo te? Secondo me, sì. Merda. Dove? Merda. Dove? Te sei vivo? Sì, ma non te vedo. Sei su o giù? Sono morto sul colpo. Stavo recuperando una tonica per ucciderlo e mi ha fatto scoppiare. Arrivo. Infatti non gli posso nemmeno... rimuovere. Aspetta, mi cerca di lavorare. Sì, sì. Lo stronzo. Quando qua c'ho lo zombie. Avevo. La cosa migliore sarebbe poi a un certo punto ottenere le armi da fuoco. Però nelle prime parti non le trovai, pare. Allora, aspetta un attimo. Mm-hmm. Vado sulla sinistra io. Ce l'ha con te. Fare così. Hai trovato la busta? Preso? Non ancora, dammi un yep. secondo. Oh. Ok. Vieni qui. Guarda in terra. Fermo un attimo. Prendi. Ah. Grazie. D'accordo, ce l'ho. Molto bene, portamela subito qui. Hai fatto un gran bel lavoro. Vieni, questa è utile. Ehi tu! Però... vieni qui! Sono sull'antenna! Mi vedi? Sono quassù! Mi serve aiuto! Ah, dobbiamo sbloccarla questa pure. No, non è un rifugio, credo. No, no? No, non è segnato come rifugio. E vedo la casetta rossa. E dopo? No, non è qui. Andiamo a... aspetta, andiamo a finire missione. Che è così notte. Veloce. Non è molto popolare da queste parti. Non sbagli, ma è sicuramente il più temuto. Sai come si dice, no? Meglio essere temuti che amati, se non si può essere entrambi. Ah, Machiavelli. Esatto, tipo intelligente quello. Sto sotto, appena di sotto. Sta due cose da prendere. Perché casca male ogni volta? Andiamo. È quasi notte. Abbiamo un quarto d'ora. E sto con 25 di vita. Infatti, quindi non ci conviene proprio essere fuori di notte. Non abbiamo vita, non abbiamo medikit, nemmeno io, non abbiamo armi. C'abbiamo un cavolo.
Proviamoci per quella strada che siamo così arrivati, mancano 9 minuti. Ok, già qui c'è. Va bene. Mamma mia, già non salta più il mio. Sto morendo piano piano piano. Ma ci abbiamo fatto. Eccellente, sei più affidabile di molti di questi ubriaconi. Reis mi sta aspettando. Chissà, forse lavoreremo ancora insieme. Speriamo di no. Andiamo. Se mostrate loro compassione, vi considereranno deboli. Se si prenderanno il braccio, capito? Vi ho dato un rifugio. Pane, donne, proiettili. E voi non sapete nemmeno scorgerlo. Semplice, semplice. Dovrei mandarvi tutti a morire nell'arena. Ah, lo scagnozzo della torre è tornato. Hai qualcosa per me, amico? Sì, ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. 2 casse di antizin. Scordatelo. La tua lealtà alla torre è solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'antizen, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. Prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse 2 casse. Queste sono 5 fiale. Se ne vuoi altre, potrai guadagnartele. L'atleta Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di spezzarsi. Cosa? Io... No, scordatelo. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Craig. È bello stronzo. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre? O ti comporterai da uomo e salverai la ragazza? Vai, vai a pensarci. Dobbiamo muoverci per chiudere la missione. Dobbiamo arrivare alla torre e allontanare. Oh, merda. Che dobbiamo tornare alla torre? Aspetta, prima dobbiamo raggiungere il tetto. Sono Crane. Parla. Ho interrotto la collaborazione con Reis. Voleva che rapissi Jade Aldemir e che gliela portassi. Così l'avrebbe fatta combattere nella sua fottuta arena. Sì? E allora? Tutto qua? Cosa vuol dire tutto qua? Non sono un trafficante di esseri umani. Stai dimenticando l'importanza di quel file, Crane. Se Reis vuole la ragazza, portagliela. Tanto sarà lì a controllare che non le succeda niente, no? Ma come... Che cazzo di organizzazione umanitaria siete? E poi, visto che questo famoso file può salvare il mondo, perché volete tenerlo segreto? Non ti paghiamo per disubbidire agli ordini, Crane. Fa il tuo lavoro. Fottiti, testa di cazzo. È stronza parecchio pure lei, oh, madonna. Ho detto. Vai, muoviamoci. Ci sei? Sì.
Ah, dai, un schiaccio del triangolo, guarda lì. C'è un link. Sì, ho visto. Era insostituibile. Volevo riparare un'arma invece si è girato indietro. Secondo alcune voci si è costruito una piccola fortezza da qualche parte dietro la stazione. Aspetta, c'è uno qui. No, vabbè, c'è già, eh? Dove sei andato? Su o giù? Su. Ah, vabbè. E poi salta sul binario, cioè sul vagone. E continuiamo lungo i binari. Mi sta vedendo tantissimo. Stiamo andando quasi arrivati alla torre. Bracken, sono Crane. Sei in ascolto? Sì. Bracken, mi ricevi? Merda. Jade, sono Crane, mi ricevi? Crane, quanto antizin ti sei procurato? Ecco, Raiz voleva... Beh, ci ha fregati. Mi ha dato appena 5 fiale. Cosa? Maledizione. Ci basteranno per andare avanti giusto qualche giorno. Ascolta, Crane. Abbiamo un problema al 18° piano. Corri. Quest'arma è buona, ma fa tanto, tanto casino. Però è figa. Ma non zombie quello qua. Troppo sadico? Secondo me è giusto. Di che si tratta? Signor Crane. Dalle. Sì, lo conosco. Proprietario della Vulcan Petrol Engineering, l'uomo più ricco di Arran. Esatto. Il signor Dal ha bisogno del suo aiuto. Non sapevo che fosse ancora in città. Quasi tutti i suoi dipendenti sono stati evacuati, ma due ingegneri capo sono ancora qui nei bassi fondi. Si tratta di due fratelli gemelli, Tolga e Fatin. Stanno lavorando a un progetto speciale, segretissimo. Non posso darle altri dettagli, ma le assicuro che si tratta di una cosa di incredibile importanza. Ho capito, non chiederò altri dettagli. I due fratelli sono eccellenti ingegneri, ma anche, come dire, un po' svitati. Questo, insieme ai problemi sorti operando in un ambiente così difficile, ha rallentato il lavoro. Il signor Dahl vorrebbe che li aiutasse a rimettere in carreggiata il progetto. Ovviamente i suoi sforzi saranno ricompensati. Che cosa dovrei fare? Ciò che gli ingegneri le chiederanno. Il suo aiuto sarà richiesto solo ogni tanto per brevi periodi, diciamo per rimuovere gli ostacoli. La contatteranno quando avranno bisogno di lei. Ci rifletterò sopra. Sembra un po' il fratello piccolo di Malcolm, cresciuto. Hai presente qual è? Dewey. Jade mi ha detto che la situazione è peggiorata al 18° piano. Devo portare subito alla torre quel poco di antizin che ho.
Ancora non abbiamo finito. Hai l'antigen? Dammelo. Che è successo? Una persona si è trasformata e ne ha intrappolate altre due. Avremmo potuto isolare l'appartamento, ma Brecken ha cercato di salvare quanta più gente possibile. È andata male. Qualcuno ha dovuto prendere una decisione. Abbiamo perso tutto il piano, compresi due bambini. Vai a parlare con Brecken. Io porto il medicinale a Lena. Che chiappe la zona. Oh, eccoti, Cray. Quello che è successo qui è davvero triste. Qui ci informano dell'arrivo dei rifornimenti di antigen. Ora si sono fermati. C'erano dei bambini! Lo bloccavo. Lena è intervenuta, forse il capo dovrebbe essere lei. Cazzo, Crane! Io non sono un mine. Sono un fottuto istruttore di parkour! Allora, sei stato tu. Tu hai insegnato a queste persone a correre e a sopravvivere. Ma tu sai che cosa avevo in tasca quando sono arrivato ad Arran? Un mucchio di dannati biglietti da visita. Speravo di trovare un po' di allievi. Così avrei messo qualche soldo da parte e mi sarei comprato casa. Avrei smesso di vivere in un buco in affitto. Ho deciso. Andrò a parlare io stesso con Race. Ehi, aspetta un attimo. Queste persone hanno bisogno di te. Dagli ancora un po' di tempo. Deve esserci un altro modo. Un modo migliore. Va bene. Aspetterò. Ma non per molto. Belli carini pure i dialoghi. Finalmente posso fare qualcosa di utile. Rahim, che stai facendo qui? Ehi, Crane! Posso fidarmi di te? Quanto hai bevuto, ragazzino? Posso fidarmi? Sì, certo. Che succede? Vedi quel grattacielo? Gli esploratori hanno trovato un nido di notturni lì dentro. Se lo eliminassimo, potremmo svolgere missioni anche di notte. Quindi pensavo che potremmo mettere degli esplosivi e... Oddio mio, ancora con questa idea. Crane, non dobbiamo farlo. In quanto il nido sarà lì, non riusciremo a raccogliere antigen a sufficienza. Io dico che ci riusciamo. Siamo un'ottima squadra. Ah! Oh, merda! Non lasciarmi! Oh, cazzo. Visto? Lo dicevo che siamo un'ottima squadra. Che imbecille. Rahim, non abbiamo esplosivi. La cosa che più si avvicina sono i petardi di Spike. E con quelli la tua idea è assolutamente irrealizzabile. Non capisci come mi sento. Posso solo guardare. Me ne sto seduto e osservo quello che succede. Ma non posso fare niente. Non voglio starmene qui ad aspettare la morte, Crane. Se devo lasciarci la pelle. E come ti lui? Vuole far esplodere tutto. Cos'è questo? Ma non è vero. Dovevo andarmene domenica. Ma giovedì ci hanno messi in quarantena. Avevo già pronti i bagagli. Ma mica si toglie da là. Io darò un'occhiata in giro. Se troverò qualcosa per realizzare la tua idea, allora... Come ti pare? Chissà se si butta giù. Ah, dobbiamo andare su ancora.
Crane, mi ricevete? Cosa vuoi, Crane? Voglio che riprendiate i lanci di Antigen, almeno vicino alla torre. Quella gente ha bisogno d'aiuto. Ti abbiamo mandato ad Arran a cercare il file e non a fare il buon samaritano. O hai riconsiderato la proposta di Raiss? Magari la signorina Aldemir vuole collaborare. Mettila alla prova in una nuova situazione. Prima dateci altro Antigen e poi parleremo di quello che Raiss vuole che io faccia. Ah, parliamo al plurale adesso. In ogni caso, la tua richiesta non può essere soddisfatta. La situazione al ministero si è un po' complicata. Riprendere i lanci dei rifornimenti adesso sarebbe una mossa politicamente svantaggiosa. Siete proprio dei grandi stronzi. Voi e il vostro fottuto file. Troverò il file, ma prima di restituirvelo me lo studierò per bene. E poi deciderò cosa fare. Bravo. Crane, sono Jade, mi ricevi? Forte e chiaro, come posso aiutarti? Non so quanto tempo abbiamo, quindi sarò breve. Mi serve il tuo aiuto. Raiss ha trasformato una scuola abbandonata in un deposito. E penso che tenga lì il suo antizin. Potremmo intrufolarci e trovare tutte le medicine che servono alla torre. Ci stai? Va bene, ci sto. Bene. Ci vediamo in uno dei carri merci sul ponte ferroviario vicino alla scuola. Va bene. E Jade, ascolta. Se non riusciremo a trovare l'Antizen, dovremo parlare. Di che cosa? Non adesso, Jade. Prima proviamo a svaligiare il magazzino di Raiss e vediamo che succede. Ci andiamo a vedere questo. Stacchiamo. Questo è lunghino. Cioè non è lunghino, però non so se ci finiamo. Io direi di staccare. Si continua poi un'altra volta. Eh sì, specialmente se è lunghino. Mi sembra di sì. Cioè quello che dico io. E allora sì, stacchiamo. Poi, casomai pure stasera si può fare.